un intro un po' particolare perché ho appena finito di filmare il video che state per vedere. Però era iniziato come un Q&A, però poi ho incominciato a rispondere a una domanda circa l'alimentazione e i consigli che do, eccetera. E ovviamente su questo argomento mi sono molto persa, ho parlato per 20 minuti e quindi ho deciso di farci un video dedicato, separato, che è questo. Quindi scusate se l'attacco del video che state per vedere è un po' strano, perché in realtà inizia rispondendo a una ragazza che poi va avanti a bambera, perché chiacchiero. Quindi buona visione. Madonna, l'intro peggiore della vita. Vabbè. Molto spesso è molto simile a questa: i tuoi consigli alimentari sono validi anche per chi deve perdere peso o in tal caso le dosi variano? Allora, tutti i consigli che do sono consigli generici: come mangiare sano, cosa evitare o cosa mangiare per avere uno stile di vita più sano, ma sono consigli davvero basici, perché io non posso darvi dosi in quanto, uno, non sono una nutrizionista o dietista o dietologa. Due, non vi conosco, cioè per avere un piano alimentare voi dovete fare una visita e in base alle vostre percentuali di grasso corporeo, i vostri obiettivi, in base a tantissimi parametri, il vostro medico, la vostra nutrizionista vi dirà cosa fare in ambito alimentare, dandovi dosi e quantità. Su internet, online, sui social, voi potete soltanto raccogliere delle informazioni generali su cosa è meglio mangiare, cosa è meglio non mangiare, cosa è meglio evitare, magari crearvi un po' una cultura, perché spesso, ed è questo un po' il problema, spesso si ricevono soltanto delle istruzioni e delle linee guida, però il paziente a volte si ferma lì, non si crea una propria opinione, non studia, non gli interessa, segue soltanto quello che gli viene detto. E secondo me è un po' quello il problema, cioè noi come persone che mangiano e si prendono cura del proprio corpo dobbiamo educarci sull'alimentazione in generale, cioè crearci una base di conoscenze molto basiche, molto generali, che però ci dicono e ci fanno capire perché il nostro medico ci ha detto di fare una determinata cosa, così che magari in un momento in cui non riusciamo a seguire esattamente le sue linee guida riusciamo comunque a muoverci. Ciò che mangio io può essere seguito da tutti, da chi vuole aumentare di peso, da chi vuole mantenere, da chi vuole diminuire di peso, perché io essenzialmente mangio sano. Le quantità che mangio sono le mie quantità in base a quanto mi alleno, a come vivo, a tutto quello che mangio durante la giornata, durante la mia settimana, durante la mia vita. Ci sono tantissimi parametri, quindi una cosa che davvero non vi consiglio, non dovreste fare, è andare da una persona sui social e chiedere: scusa, tu quanto mangi? Quanti carboidrati? Quante calorie? Perché le sue quantità non dovrebbero influire assolutamente su quanto voi mangiate, siamo tutti diversi per un motivo. Se il mio obiettivo è quello di mantenere, mangio tot, la stessa mia quantità può essere un modo per aumentare di peso per una persona o per diminuire di peso a una persona che magari è sovrappeso, perché tutto sta comunque nell'apporto calorico della persona stessa. E inoltre, adesso mi collego a un'altra domanda che mi viene posta spesso, è: ma il tuo pancake lo mangi tutto? Sì, lo mangio tutto. Ma secondo, ma il tuo pancake va bene per una persona che vuole dimagrire o che ha appena iniziato a fare attività fisica? Allora ragazzi, uno, il mio pancake è fatto con farine normali, naturali, prodotti e ingredienti che trovate al supermercato, non è fatto con farina magica, e va bene per chiunque, perché non so come spiegarlo, è un concetto che sinceramente fatico anch'io a comprendere, però capisco il punto di vista o comunque l'intenzione della domanda di chi la pone. Se voi mangiate il mio pancake a colazione
e siete una persona che solitamente mangia molto meno, probabilmente durante il resto della giornata avrete meno fame e quindi mangerete di meno. Se invece siete una persona che solitamente mangia il doppio di me, se voi vi mangiate il mio pancake a colazione, durante il resto della giornata mangerete il resto di quello che dovreste mangiare. Questo esempio, questo discorso, per dirvi che non esiste un alimento o una preparazione che faccia dimagrire o faccia ingrassare. Tutto va a completare una giornata. E giornata intesa come apporto calorico giornaliero. Io sinceramente non sono molto d'accordo con questo concetto, però quello è un altro discorso. Finisco questo. Quindi tutto va alla fine appunto a calcolarsi in un apporto calorico giornaliero. Quindi se voi per dimagrire dovreste mangiare 1800 calorie al giorno e mangiate 800 calorie di pancake, il resto della giornata dovreste mangiarne 1000. Non è consigliato, io sinceramente non ve lo consiglio, io preferirei personalmente mangiare più scandagliato durante la giornata. Ognuno si organizza come vuole, però quello che voglio finire di dire è che tutto dipende da il vostro apporto calorico giornaliero. Quindi sì, se volete mangiare il mio pancake a colazione potete farlo, basta che poi vi organizzate per il resto della giornata. Domanda che adesso vi uscirà, ormai non le seguo neanche più le domande perché vi conosco. Domanda che adesso vi uscirà spontanea: Silvia, ma tu calcoli le calorie? Io non le calcolo sinceramente, non le calcolo da tantissimo tempo. Sto pensando di fare un cosa mangio in un giorno usando un'app per calcolare le calorie, per vedere effettivamente quante ne mangio, quindi fatemi sapere se questa cosa vi può interessare. Però io non le calcolo, vado a sentimento, vado a quella cosa che causa gli sviluppi del nostro mondo ormai molti hanno dimenticato, che è il senso di fame. Nel senso che ho i miei pasti stabiliti, quindi colazione, pranzo e cena, e in quei pasti solitamente mangio quello di cui ho voglia. Colazione solitamente il pancake, che cambio di gusto ogni giorno o ogni sera, visto che lo preparo la sera prima, ma a volte se non ho avuto tempo di prepararmelo mi faccio il porridge. Per pranzo solitamente è un piatto di pasta con qualche verdura e fonte proteica, e a cena solitamente è più incentrato sulla fonte proteica, quindi magari una fetta di carne o un filetto di pesce con contorno di una fonte di carboidrati e verdura. Questa diciamo è la giornata tipo, però spesso mi capita che a pranzo non ho voglia della pasta o non ho voglia di farmi un piatto completo. Me l'avete visto in qualche vlog scorso che mi sono fatto un piatto di pasta dove praticamente non c'era fonte proteica. Oppure a volte a cena non ho voglia di cucinarmi la patata o il contorno, mangio una fetta e via, vado a letto perché non ho voglia, non ho fame, non ho desiderio, non ho palle, cioè ci sono tantissime altre cose e aspetti della vita che vanno ad influire sulle nostre abitudini che secondo me nel momento in cui si incominciano ad assecondare si è davvero liberi. Nel senso che se io torno alle 10 di sera e sono distrutta, sinceramente mi capita spesso di non avere voglia di cominciare a prepararmi, fare, brigare 200 robe, mangiare il piatto completo di qua di là, mi mangio due cose che trovo in frigo e me ne vado a letto, perché il mio senso di stanchezza è più forte del senso di fame. Questo però mi porta al discorso che volevo finire prima, cioè che io non vedo l'apporto calorico su base giornaliera ma su base settimanale. Nel senso che il nostro corpo nel momento in cui noi andiamo a letto non si resetta, non è che alla mezzanotte di quel giorno le 2000 calorie che abbiamo ingerito vanno a zero e si risettano per il giorno dopo. Il nostro corpo comunque non va mai a letto, continua sempre a lavorare. Anche quando dormiamo noi bruciamo calorie perché il nostro cuore deve battere, i nostri organi devono funzionare. Per compiere tutte le attività basiche che ci permettono di sopravvivere, il nostro corpo lavora e continua a bruciare. È una macchina in continuo movimento. Quindi, come la penso io, è che se una sera mangio di più, probabilmente il giorno dopo avrò meno fame. Se una sera mangio di meno, il giorno dopo avrò più fame. E questo è stato un po' il cambiamento che è avvenuto in me negli ultimi anni. Nel senso che prima ero una molto robottino, molto no, devo mangiare tot cose anche se non ho fame. Cioè molto spesso mi sforzavo
e mangiavo anche se non avevo desiderio, anche se ero piena, anche se ero sazia. E la cosa, ammetto che un pochino mi era sfuggita di mano a giugno del 2017. Ero aumentata molto di peso, ero arrivata quasi a 72 kg e non me ne ero accorta perché io metto peso nella parte delle gambe, nei glutei, invece la pancia mi rimane sempre piatta. Va bene, sono fatta così, ho fortuna, per me non è una grande fortuna, però insomma. Quindi io a Piacenza non avevo né una bilancia né uno specchio intero. Il mio metodo di paragone era uno specchietto grande così, che mi permetteva di vedere solo la pancia. Quindi io, vedendomela sempre e non avendo praticamente mai perso gli addominali, ero felice, cioè mi vantavo, dico, cavolo, guarda quanto sto mangiando, eppure guarda qui che addominali. Senza buttare l'occhio un pochino più giù e vedere che effettivamente le mie gambe, neanche i miei glutei, perché i glutei, sai, se crescono è anche positivo, ma le mie gambe, soprattutto dove io ho proprio il mio strato adiposo sedimentato, che nonostante io sia 75 o 45 kg l'ho sempre avuto, quello stava sempre 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 di più aumentando. Per fortuna me ne sono accorta ed è da un annetto e mezzo che ci sto lavorando, sono dimagrita. Me l'avete detto in tanti e l'avete notato in tanti, è vero, ho perso quasi 10 kg, sono arrivata a 60 kg, ma in modo davvero lentissimo e naturale, assecondando appunto il mio senso di fame. E secondo me adesso ho raggiunto il mio peso forma, il mio equilibrio, cioè un peso che non fatico a mantenere perché mangiando quello che il mio corpo mi richiede in base ai miei allenamenti, a ciò che faccio, a come vivo le mie giornate, perché a volte davvero esco la mattina presto, torno la sera tardi e magari durante la giornata c'è stato sì un buffet così durante gli eventi, ma il mio corpo si è equilibrato, ha trovato una propria armonia e io sto bene, sto benissimo così. Mi piace tantissimo come mi sto alimentando, soprattutto in questo periodo, da quando sono arrivata a Milano mi sto spostando sempre di più verso un'alimentazione più consapevole. Sono sempre onnivora, mi spiace miei amici vegetariani e vegani, non ho ancora fatto questo passaggio, però è un'alimentazione molto più attenta, attenta al biologico, attenta alla carne senza antibiotici, molto più qualitativa piuttosto che quantitativa. E mi piace anche il fatto che sto incominciando a sempre di più a prendermi cura di me stessa anche dall'esterno e dell'ambiente, insomma. Sto diventando una specie di cosa olistica che cammina e vuole salvare l'ambiente e tratta il suo corpo come il suo tempio. Insomma, mi piace questa cura che sto avendo di me stessa e delle cose che mi circondano. E tutto questo, secondo me, è dato da un equilibrio che ho trovato nella vita, nelle giornate, nell'alimentazione e tutto. Quindi io spero che questo mio discorso possa aver stimolato qualcosa in voi, che magari siete ancora un po' troppo concentrati sulle calorie, su quanto mangiate, su cosa mangiate, sul fatto che dovete finire determinati macros eccetera bla 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 entro le 10 di sera perché sennò esplode il mondo, e trovate un pochino più di calma e tranquillità. Niente, basta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io, ragazzi, andrò a cambiarmi perché con questa cosa addosso sto sudando. Com'è possibile? Non lo so. Spero che questo discorso vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Se così è stato, fatemelo sapere. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.